Come abbiamo poco detto poco fa, abbiamo detto agli amici della stampa delle TV, la Regione Marche punta alla destagionalizzazione turistica e questa iniziativa delle Proloco marchigiane e nel caso specifico della Proloco di Pietrelugino, che noi ospitiamo, si estenda a tutta la nostra regione. Può essere un cardine di questa destagionalizzazione, considerando che le Proloco non ci sorprendono perché sappiamo le capacità che possono esprimere i comitati provinciali, stanno organizzando nella nostra regione eventi anche di alta qualità. E questi eventi di alta qualità devono essere premiati, lo sono oggi in questa conferenza stampa, lo sono nell'attenzione che ricevono da parte della giunta regionale e come vedete anche dei nostri consiglieri regionali che qui oggi sono presenti, perché anche la giunta nulla potrebbe fare se non avesse l'appoggio e il sostegno dell'assemblea legislativa. Questo è un segno molto evidente anche della presenza odierna dell'impatto che ha sull'economia questo evento natalizio che unisce, se non sbaglio, oltre 20 comuni della provincia di Pesaro-Urbino, che dà nome poi all'evento, il Natale che non ti aspetti, perché nessuno poteva aspettarsi anni fa un evento così importante in una provincia che non era conosciuta per i mercatini di Natale, per le iniziative natalizie. Tutti pensiamo al Nord Italia, ma noi sappiamo che con il Nord Italia le Proloco della nostra regione, la Proloco di Pesaro e Urbino, hanno tessuto un importante rapporto che fa sì che ci possa essere uno scambio di idee, di partecipazione, di collaborazione con i mercatini, ad esempio, di Bolzano. È evidente che quindi questo è un evento che sottolinea come la Regione Marche sia attrattiva non solo nei periodi estivi, non solo con il tartufo, che è il nostro tra gli ambasciatori più importanti della nostra regione e del mondo, ma anche con le iniziative del Natale, che non dimentichiamoci, sottolineano anche i valori attorno ai quali si è creata l'identità delle nostre comunità e attorno ai quali le nostre comunità si sono formate. Quindi i valori della nostra tradizione, del nostro passato, le nostre tradizioni che ci proiettano verso il futuro. Io vorrei ringraziare anche le Proloco a nome della Giunta regionale per aver allestito, anche questo è un segno delle nostre tradizioni, dei nostri valori, della nostra identità, il presepe e l'albero di Natale nel palazzo che ospita la giunta regionale. È chiaro dunque che questa attenzione noi vogliamo che sia anche un'attenzione di tutta la comunità regionale e vorremmo anche che crescesse questo evento. Abbiamo già annunciato alla stampa che per il prossimo anno stiamo già pensando con il dottor Orsetti, con le Proloco, con la giunta regionale, anche il Christmas Rail, un treno del Natale che unirà la nostra regione. Sapete che è stata inaugurata pochi mesi fa la tratta Ancona-Fabriano-Pergola, la tratta ferroviaria, e sarà una tratta ferroviaria che il prossimo anno ci porterà anche un Babbo Natale che unirà la nostra regione, perché quella tratta ferroviaria poi si collega non solo alla tratta alla dorsale adriatica ferroviaria, ma è una linea ferroviaria unica anche con la tratta Fabriano-Civitanova Marche, quindi Fabriano-Matelica Civitanova, San Severino, Tolentino, Civitanova Marche, e poi da Civitanova Marche possiamo arrivare con la stessa tratta ferroviaria fino a Porto d'Ascoli e Tascoli. Quindi già stiamo lavorando con il presidente Bartoccetti a questa iniziativa che non possiamo purtroppo proporre quest'anno perché sono in essere dei lavori su quella tratta ferroviaria per l'ammodernamento dei passaggi a livello. Credo di dover passare la parola al collega Aguzzi che insieme a me, insieme ai colleghi della Giunta, insieme ai consiglieri regionali hanno lavorato perché anche in un momento così difficile come quello della pandemia si potesse riproporre questo evento. Per questo insieme ringraziamo i circa
2.000 volontari, quanti Allora, volontari in tutta la avete? provincia abbiamo 9.000 volontari 9.000 volontari. dedicati all'evento del Natale, parliamo circa di un 2.000 volontari, dopo può essere numero più, numero meno, però parliamo di una cifra molto importante. E insieme quindi al collega Guzzi e al consigliere regionale ringraziamo questi 2.000 volontari che si dedicheranno all'organizzazione dei mercatini di Natale nella nostra provincia. Io molto 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 brevemente voglio porre l'accento su proprio una testimonianza, ma che hai anche tu direttamente, assessore, e hai avuto. Come da sindaco ho toccato con mano, diciamo, l'utilità e la preziosità delle attività che portano avanti le proprie. Prima sindaco a Fano, adesso guardavo qui, pensavo a un rifugio, invece poi ci ho riflettuto, perché leggo Montevaggiore al Metauro, dico, non hanno cambiato il nome a questo comune che oggi è Colli al Metauro, dove io ero sindaco fino allo scorso anno. Invece poi ho capito che avete scritto Montevaggiore, perché lì ancora sono tre ex comuni che sono rimaste del Ferroloco, evidentemente solo una ha aderito a questa iniziativa, esatto, che è quella di Montemaggiore. Pensavo che ci fosse una sottovalutazione dell'importanza del nuovo comune, invece no, non è stato così. Quindi come sindaco di Fano prima, di Colli al Metauro poi, ho visto quanto, toccato con mano per anni e anni, diciamo, il lavoro prezioso che le prodotto portano avanti. Sempre o spesso o quasi sempre in collaborazione con le amministrazioni comunali, no? Che tendenzialmente, diciamo, partecipano e promuovono questo tipo di attività, ma la testimonianza che voglio portare è che spesso le amministrazioni comunali stesse, come del resto la regione stessa, perché no, vengono stimolate da questi gruppi di volontariato, da questi prodotti, vengono stimolate, vengono, diciamo così, incanalati verso l'intraprendere alcune iniziative che magari non avrebbero pensato o immaginato singolarmente le stesse amministrazioni comunali a volte. Ad esempio, quando si riguarda la tipicità dei prodotti, no? La particolarità di quanto c'è sui territori, non sempre vengono compiutamente colti dall'amministrazione pubblica. A volte sì, a volte no, a volte in un settore sì e viene in un altro. E però loro fungono da stimolo, da proposta e poi anche da messa in campo di una serie di attività alle quali le amministrazioni locali e anche la regione, come in questo caso cercherà di fare del proprio meglio per incentivare e incoraggiare quel tipo di attività, poi le promuove, esatto, e le rende possibili anche in parte finanziariamente, ma anche tramite la concessione di spazi pubblici, di promozione e di far conoscere al meglio questo tipo di iniziative. Quindi ecco, volevo solo portare una testimonianza. Ad esempio, faccio questa piccola riflessione, ma senza farci perdere troppo tempo. Quando ero sindaco a Fano, mi ricordo che andava molto in voga un'attività che faceva il Proloco di Fano all'epoca, che si chiamava In Giro per Fano, cioè praticamente facevano tutto l'itinerario del centro storico, no? Con dei vari punti, no? Dove c'era il museo, dove c'era la piazza, eccetera. Sono diventato sindaco di Colli al Metauro, ho scoperto che la stessa attività la facevano anche a Montemaggiore e anzi era iniziata prima di Fano, quindi Fano aveva copiata quella iniziativa dalla Proloco di Montemaggiore. Però era un'iniziativa, appunto, che sono state portate avanti proprio dal territorio, da questi famosi volontari di cui si parlava e si trattava prima, e sono anche persone che sanno mettere in campo non tanto solo la vera e propria attività pratica, ma anche l'idealità e la promozione di queste idee, di questi prodotti del territorio, di queste attività culturali, storiche, artistiche che sul territorio esistono. Quindi un grazie e indubbio a questa, a queste iniziative, a chi le promuove, chi le porta avanti, chi le incoraggia e chi le coadiuva insieme. Quindi possiamo continuare a fare un buon lavoro anche in prospettiva, spero sempre in modo migliore. Siccome Stefano ha parlato di prodotti, io direi che il presidente provinciale Tommaso Di Sante della Col Diretti sia stato chiamato in causa. Sì, sì, è stato chiamato in causa come presidente provinciale Col Diretti, ma anche come Camera di Commercio Marche, perché come avete detto è chiaro che l'importanza di questo evento che è nato nella provincia di Pesaro deve essere valorizzato anche in maniera sistemica per mettere proprio al sistema, come avete detto, una diciamo eccellenza pesarese che di fatto può contagiare anche il resto della nostra regione, perché poi bisogna replicare e fare il sistema veramente per promuovere il nostro brand Manche. Ringrazio consiglieri provinciali presenti anche per la legge regionale, scusate, per la legge passata da poco anche sull'enoturismo, perché di fatto
e a maggior dimostrazione di questo consiglio regionale che sta andando incontro al tentativo di valorizzare veramente in toto dalle piccole realtà territoriali per fare sistema e per valorizzare il tutto. Quindi il Natale che non ti aspetti, è chiaro che questo rosso speranza e questo in questo periodo comunque sia difficile ancora per l'impresa, perché di fatto stiamo ancora vivendo una situazione imprenditoriale complicata per quanto riguarda la progettualità, visto la situazione Covid, è chiaro che è un segnale ulteriore di speranza e di tentativo. Abbiamo visto in tutti i video, in tutti i telegiornali, in tutte le televisioni, quanto l'enogastronomia sia comunque il primo elemento che viene fotografato, che viene ritrasmesso a livello nazionale. Quindi l'importanza dell'enogastronomia del nostro territorio, delle eccellenze che abbiamo, di fare sistema, di delocalizzare il periodo turistico, quindi cercare in altri mesi, da novembre fino a altri periodi, fare in cambio per portare altri turisti, crea valore aggiunto per tutte le nostre imprese territoriali, e saremo al fianco di questi eventi, saremo al fianco come associazione Coldiretti, associazione agricole, ma anche come canale di commercio, per veramente cercare di fare sistema intorno, come marchi insieme e non come singola provincia, come singolo territorio. Ed è chiaro che, Bartoscetti, Presidente, invito anche a brindare con ovviamente bollicine spumanti pesaresi, ma anche bollicine spumanti marchigiani per questi eventi, perché di fatto questa è una dimostrazione ulteriore che come Italia possiamo portare avanti delle economie veramente importanti. Grazie. Grazie Presidente. Evidentemente questa iniziativa che presentiamo oggi è un sostegno importante per il PIL della provincia di Pesaro, per il PIL regionale, proprio perché abbiamo parlato di una dimensione regionale. Io credo che sia opportuno che uno dei registi delle iniziative della Regione Marche, che è rappresentato qui dal dottor Orsetti, che da oggi ha un impegno in più, a quello di far sì che questo modello nato nella provincia di Pesaro e Urbino contagi tutta la regione. Questo è l'impulso che da oggi parte. Il dottor Rossetti, appunto, come dicevamo, sta lavorando su questo progetto come sul Christmas Rail, per cui gli passiamo la parola proprio perché è un sostegno vero alla nostra economia in un momento difficile. Io non ho molto da aggiungere perché gli assessori già hanno assolutamente detto quanto c'era da dire riguardo a questa iniziativa e alla politica di rilancio e di sviluppo del turismo nelle Marche. Stiamo chiudendo un anno straordinario, potremmo definirlo così, perché i risultati che abbiamo presentato qualche settimana dietro danno ragione alla ferma volontà del governo regionale di spingere su questo secondo volano di sviluppo economico della regione, che è rappresentato dal turismo e da tutti gli altri settori che al turismo si riconducono. E lo sforzo soprattutto è caratterizzato sul versante della destagionalizzazione, che molto bene prima l'assessore Baldelli ha sottolineato. In questa direzione, anche in questa direzione i dati ci confortano molto, quelle più 15% di presenza registrato nel mese di settembre ci fa capire che finalmente la nostra destinazione turistica è entrata nell'immaginario collettivo come una destinazione possibile anche per i periodi che non sono quelli tipici legati soltanto alla balneazione. E da ottobre fino a Natale è chiaro che il pesarese diventa il protagonista assoluto del turismo regionale, perché con la stagione del tartufo prima nel mese di ottobre e poi il passaggio a quella dei mercatini, noi chiudiamo veramente con il botto la stagione. I 110.000 e oltre visitatori in 4 settimane arrivano nei comuni del pesarese per diventare parte attiva di un fenomeno che ormai si è affermato, io credo che siano un dato estremamente significativo. E Bartoccetti sa, perché Bartoccetti, se fosse stato un brigatista, sarebbe stato sicuramente della colonna dei irriducibili, in quanto la sua presenza in regione non è soltanto
limitata a questo periodo, ma lui molto volentieri è presente tutto l'anno e quindi ci ricorda sempre tutto quanto ruota attorno al mondo delle Proloco, che è un mondo, anche questo gli assessori l'hanno sottolineato prima in modo molto puntuale, è un mondo veramente, un supplemento d'anima che abbiamo nella nostra regione, perché hanno una capacità organizzativa incredibile che va al di là di qualsiasi più rosea immaginazione. Quindi, diciamo, lui fa presente, è portavoce delle esigenze di questo mondo, che non chiede nemmeno tanto, chiede soltanto quella attenzione che credo sia dovuta a gente che utilizza il tempo libero per mettersi, essere utili rispetto alla comunità. E poi, ovviamente, il Natale che non ti aspetti di questo percorso rappresenta la punta di diamante, una creatura, credo, che vede lui, anche in Laura Silvestroni e nei collaboratori più stretti, degli autentici protagonisti e testimoni. L'impegno della Regione è quello di rafforzare il sostegno a questa iniziativa, facendo in modo che diventi un'iniziativa di sistema e che con il tempo anche il resto della Regione in qualche modo si agganci a questa locomotiva costituita dal Pesarese. Io dubito che gli altri riusciranno a stare al passo di quanto succede lì, però ovviamente è una linea di tendenza che auspichiamo tutti possa diventare concretamente realtà nel breve volgere di poco tempo. E quindi l'augurio che vi faccio è quello di non mollare, di proseguire in questa direzione, e lo ringrazio anche per quel bellissimo dono che ha fatto questa mattina alla Regione nell'allestire nell'atrio del Palazzo Raffaello uno splendido presepe e anche un bellissimo albero. Grazie. Grazie al dottor Rossetti, che ha sottolineato la tenacia innegabile del presidente Bartoccetti. Con la stessa tenacia noi gli chiediamo di presentare quelli che crediamo essere i mercatini più belli del centro Italia, sicuramente per estensione, e vorremmo diventare un'eccezione italiana per avere un'intera regione che presenta nel prossimo futuro i mercatini di Natale. Di questo sicuramente avrà l'apporto dell'assessorato al turismo, degli uffici che non vedono oggi qui presente il presidente perché ha altri impegni, il presidente della regione, se no sarebbe stato qui con noi a valorizzare il lavoro dei volontari che vengono guidati da Bartoccetti in questa iniziativa. Grazie, permettetemi, sono un po' emozionato anche perché è la prima volta che presentiamo il nostro progetto in regione. Quindi per me oggi un po', di solito sono abbastanza spigliato nel parlare, ma oggi mi trovo un po' in difficoltà. Però comincio subito e i ringraziamenti li farò alla fine. Al primo posto i volontari e le Proloco. Queste sono in discussione. Oggi noi non eravamo qua a parlare di nulla. Abbiamo presidenti delle Proloco, famiglie intere che sacrificano il loro tempo libero, il loro lavoro, le loro ferie, per creare un'economia al nostro territorio, un'economia d'eccellenza. Io vi ringrazio perché tutti l'avete citato. Il Natale è la punta dell'iceberg di tutto ciò. Nel contempo stiamo anche parlando assieme alla Regione per partire dal 1 di ottobre, perché ci piace partire dal tartufo per poi arrivare ai mercatini di Natale, quindi parlando dell'enogastronomia e dei prodotti tipici locali. È chiaro che questo è un progetto che ha destagionalizzato, parliamoci chiaro, l'avete detto, vi ringrazio ancora una volta, ha destagionalizzato un periodo morto. Allora, noi nell'ultimo mercatino vorrei darvi dei dati per farvi capire cosa succede, perché solo chi lo vive fisicamente sul territorio, riesce a capire. Parliamo, nell'ultimo mercatino in presenza abbiamo avuto 260.000 presenze nel 18 e nel 19, oltre 300.000. Parliamo di oltre 300 pullman arrivati da tutta Italia, più di migliaia di camperisti da tutta Italia, più tante famiglie che si muovono autonomamente con le macchine da tutta Italia. E uno potrebbe dire, ma ci parliamo di numeri così a caso? No, parliamo di biglietti venduti. Parliamo di 45.000 biglietti venduti a Candelara, di 30.000 biglietti venduti a Monbaroccio. Parliamo di cifre certe, perché uno potrebbe dire, ma di che numeri stiamo parlando?
perché poi possiamo inventarci i numeri, ma parliamo di dati certi. E nell'ultimo momento che abbiamo fatto in presenza abbiamo avuto il tutto esaurito, da Senigallia arrivare a Cattolica, gli alberghi tutti pieni. Non sapevamo più dove mettere le persone. La difficoltà che abbiamo avuto è stata anche su questo, ma ci stiamo organizzando e penso che oggi sia proprio un segnale molto forte della Regione averci accolto qua a presentare un evento che è regionale, lo possiamo dire a chiare lettere, perché i turisti che arrivano non vengono solo nei nostri mercatini, ma i pullman prenotano alle grotte di Frassassi, vanno a Loreto, quindi si comincia a allargare il giro e ne beneficia tutto il territorio, non ne beneficiano solo i 25, le 25 proloco, i 25 comuni dove viene organizzato l'evento. Vado un attimo nell'edizione digital, perché lo scorso anno non ci ha permesso di farlo in presenza, e abbiamo avuto 110.000 utenti da tutto il mondo. Abbiamo avuto utenti dalla Svizzera, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia e dagli Emirati Arabi. 30 servizi televisivi avuti solo per l'edizione digital. E su questo mi sono sentito ieri con l'azienda di soggiorno di Bolzano, che verrà il 2 e il 3 di, ha confermato che il 2 e 3 di dicembre, salvo Covid, verrà nella nostra provincia, nella nostra regione, a firmare un protocollo d'intesa, perché hanno detto: vi abbiamo osservato per un anno, abbiamo visto quello che fate, ci piace tantissimo, ci state superando. Questo è arrivato per noi veramente, io pensavo che era uno scherzo, la chiamata della direttrice dell'azienda di soggiorno, invece è tutto vero, e verranno, firmeremo un protocollo dove ci sarà uno scambio, è proprio per questo che oggi Di Sante, un rappresentante della Coldiretti, della Camera di Commercio qui presente, perché non solo ci sarà la firma sulla carta, perché poi di firme se ne possono far tante, ma ci sarà uno scambio reale, uno scambio di promozione della nostra regione, quindi ci hanno dato degli spazi gratuiti durante i loro mercatini a promuovere la nostra regione, a promuovere le eccellenze del nostro territorio. Noi faremo ugualmente. Abbiamo anche due aziende del territorio di Bolzano che sono interessate a venire qua sul territorio, ma su questo non mi voglio dilungare. E riusciremo sicuramente a fare ancora meglio, vorremmo fare ancora di più. Tra diciamo, i programmi importanti che ci siamo posti, ne abbiamo parlato con il dottor Rossetti, Rosso Speranza, perché l'abbiamo detto sul fatto del Covid, era nato il 10 di, in occasione della giornata delle Marche, il 10 di dicembre, accenderemo un fascio di luce rossa in tutte queste località, ma non solo, le allargheremo una per provincia, quindi ogni provincia, e speriamo, non lo so se si potrà fare, anche nel palazzo della regione in quella giornata lì, però quello poi lo vedremo, e di poter mettere in campo tutto quello che è un sistema oramai assodato di volontariato. E voglio andare proprio sullo specifico, ecco qui mi ricollego alle parole degli assessori, al dottor Orsetti, la difficoltà che come tutti stiamo vivendo legata al Covid. Fortunatamente abbiamo uno straordinario rapporto interlocutorio con la prefettura di Pesaro, con la questura e con tutte le autorità, dove siamo costantemente invitati ai tavoli tecnici e anche ai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, abbiamo stabilito che in tutti i nostri eventi mascherina anche all'aperto e obbligo di Green Pass in tutti i nostri eventi del Natale. Fatte salvo delle eccezioni particolari che si possono creare dove non si può studiare bene, ci sarà un tavolo tecnico aggiornato e ad hoc per quell'evento. 25 località che aderiscono al Natale, ci sono sempre di più, stanno crescendo, e perché il nostro intento è quello di far crescere tutti, cioè ci sono già delle grandi realtà, Candelara, Monbaroccio, Frontone, Pergola, Urbania con la festa nazionale della Befana, ma se voi vedete ci sono tanti altri piccoli eventi che non sono da meno, perché ci sono sempre i volontari che lavorano, però parliamo di piccoli eventi che ci permettono di variare i turisti sul territorio, quindi portarli a vedere più cose e fargli assaporare di più il nostro territorio.
Noi siamo veramente orgogliosi perché i volontari stanno lavorando veramente tanto. Mentre noi siamo qui abbiamo decine e decine di volontari nei nostri borghi che stanno allestendo, stanno preparando per l'evento, perché ci sarà l'evento inaugurale del Natale che non ti aspetti, il 27 di novembre a Monbaroccio, perché è uno dei primi eventi che parte. Da lì lanceremo tutti gli eventi del Natale che non ti aspetti. Noi potremmo fare di più sicuramente, e questo per noi è motivo di orgoglio. Ecco, come diceva Orsetti prima, è chiaro che ci deve essere un rapporto, come sta nascendo, sempre di più interlocutorio con la Regione Marche, perché i volontari senza la Regione Marche non potrebbero fare quello che stanno facendo, e viceversa sicuramente sarebbe, perché organizzare questi eventi sarebbe veramente faticoso senza i volontari. E la cosa che mi preme di più dire è questo: avere centrato l'obiettivo, cioè aver portato in un momento di chiusura totale, perché a novembre, parliamoci chiaro, nei nostri territori non c'era assolutamente nulla, siamo veramente riusciti a destagionalizzare, soprattutto a far conoscere il nostro territorio, ma di qui ne crea un'economia. Perché io parto sempre dal fatto, mi rivolgo anche agli assessori, anche al dirigente Orsetti, partiamo sempre dal fatto che abbiamo un pullman che arriva, un autista che è pagato, un gasolio che viene consumato. I turisti che arrivano acquistano i nostri prodotti, vanno a mangiare nei nostri ristoranti. Il ristorante deve acquistare, comprare il prodotto, assumere il personale, perché quindi più turisti ci sono, cioè c'è tutto un indotto economico che gravita all'interno di questo evento. Quindi noi siamo veramente orgogliosi, e lo ribadisco ancora una volta, tutto questo è organizzato interamente dai volontari, con la responsabilità, tra l'altro diretta, dei presidenti delle Proloco. Penso di aver detto quasi tutto. Mi voglio portare alla fine, sennò poi giustamente Raimondo mi tira le orecchie, e in senso buono, per carità, c'è un rapporto molto molto bello, cordiale e di reciproco rispetto. Io però, prima di ringraziare la Regione Marche, mi sento di ringraziare chi è qui con noi, Laura Silvestroni, la dottoressa Silvestroni, che è un'ottima collaboratrice, ma soprattutto il perno del Natale, perché gira tutto attorno a lei, ha una capacità tremenda nel fare le cose, e quindi questo è importante. Se siamo riusciti a questo, ecco perché siamo sempre noi in prima persona, ma bisogna ringraziare chi lavora da dietro le quinte, chi si impegna, chi senza mai dire di no. Ecco, oltre a lei ci sono anche altri consiglieri provinciali, presidenti delle Proloco, come dicevo prima. Io ringrazio di cuore il presidente Acquaroli, la giunta, i consiglieri, e ringrazio Raimondo Orsetti e tutto il suo personale, perché, come dicevo prima, non ci sono solo, c'è gente che ci lavora dietro, ma anche se è pagata fa il lavoro con amore, con passione, con determinazione. E qualche battuta lasciatemela dire: io costantemente mi sento telefonicamente con Valdelli, con i consiglieri, con Aguzzi, cioè si è creato un rapporto molto bello, che non è semplice. Però ecco, un rapporto di stima, di cordialità reciproca, che questo serve, ci mette in campo tutto quello che è l'aiuto e la propulsione del motore economico del nostro territorio. Perché ecco, senza, diciamo, avere un interlocutore, e questa oggi ne è la dimostrazione, aver presentato l'evento qui in regione, che insomma con la collaborazione del dottor Raimondo Orsetti siamo riusciti oggi ad instaurare, e poi abbiamo pensato, ecco, a questo dono alla Regione Marche come simbolo del Natale. È un presepe meccanico, quindi è bellissimo, non perché è, però è veramente bello, presepe meccanico, è donato in prestito insomma, ecco, alla Regione Marche, e con l'albero di Natale che è stato allestito stamattina da tutti i nostri volontari che sono partiti apposta per, ecco, creare un ambiente ancora di più accogliente, caloroso, caldo. Io spero di aver detto tutto, di aver ringraziato tutti. Permettetemi, insomma, l'emozione è,
è molto grande, ecco, perché è un evento veramente molto grande, ma essere oggi qui in regione a presentare questo evento e altresì per me importante, emozionante e insomma così, insomma impegnativo, tanto impegnativo. E gratificante. Anche gratificante, sicuramente. Il nostro grazie ecco, è questo, quando le persone ci riconoscono il lavoro che facciamo per me, per noi volontari, per i volontari che rappresento oggi, sentire le parole di Valdelli, di Aguzzi, del dottor Rossetti, di Sante, è veramente gratificante. Questo ci premia veramente tanto perché, credetemi, il lavoro ce n'è veramente tanto. A testa bassa, la sera, fino a mezzanotte, l'una, al telefono, a sentirsi le problematiche. Soprattutto in questo momento Covid dove le proloco sono in difficoltà. Ragazzi, sono in difficoltà. Perché ci sono tanti soldi da spendere. Tante proloco in difficoltà, soprattutto le piccole proloco, soprattutto nell'entroterra dove le difficoltà sono maggiori. Quindi io chiedo a tutti voi, alla Regione Marche, massima attenzione perché le proloco stanno vivendo veramente un momento difficile. Perché le spese sono tante, sulla sicurezza c'è da aumentare, sui protocolli. Noi è vero che organizziamo un evento di rilievo nazionale, ma è anche altrettanto vero che le proloco in questo momento stanno soffrendo perché l'investimento che devono porre in essere per garantire tutta la sicurezza, perché poi non bastano più i volontari ma servono gli steward, e le risorse economiche ne servono tante. Grazie. Bravo. Sembra che il messaggio sia chiaro e con la magia del Natale, anche con tanti problemi, io credo che la conferenza stampa sia conclusa, a meno che i giornalisti non abbiano qualche domanda, ma credo che l'intervento di Bartocetti, del presidente Bartocetti, sia stato esauriente.